Perché scegliere un architetto in tre punti. Punto 1. La tua migliore idea. Quando pensi ad un architetto, la prima cosa che ti viene in mente è l'estetica e la forma. Ma un architetto è molte altre cose. Riesce ad interpretare i tuoi desideri e con creatività e soluzioni innovative ti aiuta a risparmiare tempo e denaro a iniziare dal progetto. Inoltre, con condivisione ed organizzazione, gestisce gli attori del progetto per concluderlo nel tempo e nei costi dovuti. Per questi motivi, chiedere aiuto ad un architetto significa fare un investimento adesso per goderne dei frutti nel futuro. Ma se fosse solo per questo, chiunque potrebbe essere un architetto. Esserlo veramente significa avere il gusto di cercare la bellezza nelle cose, ma soprattutto aiutare gli altri a vederla. Insomma, chiedere il suo aiuto sarà senz'altro la migliore idea che potrai avere. Punto 2. Come scegliere quello giusto. Scegliere l'architetto giusto non è facile, ma neanche così difficile. Innanzitutto, non pensare che l'architetto voglia imporre le proprie idee. L'architetto è lì per aiutarti a realizzare il tuo progetto. Per farlo, ha bisogno di conoscerti meglio per capire quale può essere la soluzione giusta per te. Devi sapere che una buona architettura nasce sempre dal dialogo tra le parti. Perciò bisogna incontrarsi, parlare, eventualmente anche discutere. Incontralo e poi descrivigli il tuo progetto, le tempistiche e parlagli dei costi che vuoi sostenere. Lui capirà meglio cosa vuoi e tu saprai se è quello giusto. Considera che è necessaria una buona dose di empatia. Solo se tra di voi si è instaurato un buon rapporto ne scaturirà una buona architettura. Insomma, l'architetto giusto si trova facilmente, basta sapere come fare. Punto 3. Come farlo rendere al massimo. L'architetto non è qualcosa da far rendere, ma far sì che esprima il meglio di sé. Dipende soprattutto da te. Una buona architettura nasce da una buona collaborazione. È quindi necessario che entrambi facciate la vostra parte. Per quanto ti riguarda, devi avere le idee chiare su quello che vuoi, su quanto vuoi spendere e sul tempo che puoi dedicare al progetto. Così facendo, l'architetto saprà in che misura potrà contare su di te e potrà organizzarsi per rispettare gli impegni che prenderà nei tuoi confronti. Insieme dovrete prendere decisioni importanti, quindi dai risposte alle domande e rispetta la sua professionalità con considerazione delle sue opinioni, attenzione verso i tempi che ti vengono richiesti e del budget concordato per avere un rapporto veramente proficuo. Insomma, per farlo rendere al massimo dovrete essere in due.